La Chiesa tutta intera è popolo sacerdotale perché porta Dio, il Dio fattosi uomo, il Cristo a tutte le anime, Ecclesia Lumen Gentium, la Chiesa luce delle genti. Però il potere sacerdotale in che cosa consiste? Il sacerdozio si definisce, come profonda e stupenda la spiritualità sacerdotale e quindi battesimale e cresimale, come il potere di offrire il sacrificio a Dio. Qual è il sacrificio della Chiesa? È il sacrificio in cui la Chiesa è assieme a Cristo, perché la Chiesa è Cristo nel mistero, il sacrificio nel quale la Chiesa è nel contempo sacerdote e vittima. Come Cristo era sacerdote e vittima nel suo sacerdozio, così anche la Chiesa nella Divina Eucaristia è tutto il corpo mistico di Cristo. La Chiesa è nel contempo offerente e nel contempo offerta, perché i battezzati, cari fratelli, hanno questa dignità sacerdotale, cioè il potere di assistere al sacrificio di Dio fattosi uomo per la nostra salvezza e inchiodato sulla croce per espiare il nostro peccato. Quanto è grande questa dignità sacerdotale! Miei cari, date molto l'impronta eucaristica alla vostra grazia battesimale, perché tale è il suo significato. Si potrebbe quasi vedere come tutti i sacramenti convergono verso quello più alto della presenza di Cristo, verso il sacramento della divina Eucaristia. Il santo battesimo ci è stato dato per celebrare l'Eucaristia, per partecipare all'Eucaristia con la dignità di un popolo sacerdotale. Ve lo dico proprio perché la dignità del sacerdozio battesimale rimane, anche se un'anima dovesse subire la sciagura della perdita della grazia santificante. Persino chi non vive in grazia mantiene il carattere, il sigillo del sacerdozio di Cristo. Com'è grande il battesimo! Certamente in questo stato un'anima è, diremo così, mutilata, perché ha il sacerdozio di Cristo senza avere la bontà di Cristo, invece bisogna avere l'uno e l'altro. La dignità del sacerdozio ci è stata conferita col battesimo, quindi abbiamo la configurazione a Cristo, dice la Sacra Teologia, e anche la conformità che pure il Santo Battesimo ci comunica per mezzo della grazia santificante. Abbiamo detto che il battesimo è il sacramento della comunicazione di Dio all'anima. Questa comunicazione di Dio all'anima comporta anche un'appartenenza dell'anima a Dio. Tutto il destino dell'uomo, la nostra gioia, la nostra felicità, non solo quaggiù, sulla terra, ma anche il nostro destino eterno che si compirà nel regno dei cieli, si compie in Dio. L'unica cosa necessaria, quella che è proprio l'atteggiamento della buona novella del Santo Vangelo, è l'appartenenza, la consacrazione a Dio, che è sorgente di ogni santità. Ebbene, è proprio quello che noi facciamo quando ci consacriamo a Gesù tramite Maria, quando ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. Quando devo parlare di Maria, sono sempre sconvolto. Ho una grande gioia, ma qualcosa mi blocca nel parlare, perché sono cose così grandi, nel contempo così belle, così piene della misericordia del Signore, che non riesco quasi mai ad esprimere quello che in qualche modo sento dentro di me. Allora, per attingere acqua fresca, sono andato a leggere il trattato della vera devozione a Maria Vergine, di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Non mi stancherò mai, ormai mi conoscete, di raccomandarvi la lettura di questo santo libro, scritto da un santo. San Luigi Maria Grignon de Montfort, il trattato della vera devozione a Maria Vergine. Pensate, in pieno Settecento, quindi 200 anni fa, San Luigi Maria previde già la tristezza dei tempi presenti e la necessità, proprio quando il mondo sarà sconvolto dal potere delle tenebre, di consacrarsi a Maria, perché in quel momento il Signore ci userà l'estrema misericordia, l'ultima misericordia, ma anche la più tenera misericordia che Dio può usare nei riguardi del mondo: donare a noi proprio la madre del Figlio suo Gesù. Donare a noi Maria. Bisogna allora vivere la nostra appartenenza a Dio, la nostra fedeltà a Cristo, per rivedere il nostro impegno battesimale insieme a Maria. A Maria, che è la Virgo Fidelis, la Vergine fedele. Cercate di vedere sempre nel cuore immacolato di Maria proprio un'espressione della straordinaria, dell'estrema misericordia di Dio. È un grande e difficile mistero da spiegare, cari fratelli, poiché Maria, in qualche modo, svolge un ruolo universale nella storia della salvezza. Questo lasciava allibiti i più grandi teologi, perché è qualcosa di straordinario. Vedete, i santi anche hanno anche un ruolo particolare nell'ambito della Chiesa. Ciascuno di essi ci dà un esempio particolare ed è per noi un avvocato presso Dio.
Quindi ogni santo è veramente un esempio ed un intercessore per noi. Però in nessun santo c'è l'esempio universale, l'intercessione universale. Ogni santo dà un esempio in qualche settore particolare della vita spirituale, poiché ciascuno dei santi si è santificato tramite una virtù particolare. È ovvio, non vorrei essere frainteso, che non si può avere una virtù senza averle tutte, però ogni santo ha espresso in qualche modo una perfezione particolare. Solo Gesù è il Salvatore universale del genere umano. Gesù ha meritato la salvezza per tutti gli uomini di questa terra. Notate però il mistero di Maria. Come Gesù è l'unico mediatore nostro presso il Padre, così Maria, in un altro tipo di mediazione, è la nostra mediatrice presso il Mediatore e perciò è effettivamente la mediatrice di tutte le grazie, in modo diverso, però sublime e universale, simile, anche se non identico, a quello di Cristo. Quindi si potrebbe dire che Maria è la nostra avvocata, non solo in questo e in quell'altro settore, è il nostro esempio di vita spirituale, non solo per quella o per quell'altra virtù, ma in tutti i settori della vita spirituale, in tutte le virtù. Maria, in qualche modo, ha una presenza universale nella Chiesa. Si può dire che dove c'è Gesù, c'è anche la sua Santissima Madre. Gesù è sempre unito, strettissimamente legato, con legami spirituali, invisibili, soprannaturali, alla sua Madre. E nessuno può avere Gesù se non lo riceve da Maria. Nessuno può accostarsi a Gesù se non vi accede per quella via che Dio stesso, non l'uomo, ha scelto per donarci il suo tesoro più prezioso, quella benedizione spirituale dall'alto dei cieli, che è Cristo Signore. Tutto ci fu dato tramite Maria. Gesù ci fu dato tramite Maria. Vedete, cari fratelli, come dobbiamo vedere questa universale presenza di Maria nella Chiesa e nella nostra vita. Noi dobbiamo sempre accedere a Gesù, ad Iesum, per Maria, tramite Maria.